Sera e ben ritrovati ad una nuova puntata di Come se fosse facile, l'approfondimento televisivo di Rimini Social. Questa sera parleremo di memoria, una memoria particolare del nostro territorio che eh, risale agli eventi del, del 1944. Parliamo degli eventi del, del momento della, della linea gotica, degli ultimi mesi del, della guerra che hanno. Colpito eh, in modo particolare il, il nostro territorio. Lo faremo ehm, citando e guardando assieme, ascoltando le testimonianze di chi davvero quelle, quegli anni e quei momenti li ha vissuti, grazie, al, grazie ad un progetto Memorie della Linea Gotica orientale che è stato eh, portato avanti da quattro comuni, in particolare Montescudo, Monte Colombo, Gemmano, Monte Gridolfo e San Clemente e anche con l'ausilio tecnico di Icaro Communication che ha realizzato le interviste e le riprese. Ma andiamo subito a presentare i nostri ospiti e a sentire dalla, dalla loro voce le parole su questo progetto. Allora ringrazio per essere qui con noi Elena Castellari, sindaco di Montescudo, buonasera. Sera. Lorenzo Grilli, sindaco di Monte Gridolfo. buonasera. Buonasera a voi. Silvana Cerruti, autrice di Rosso il Fronte, buonasera. buonasera. È con noi anche Cristina Gambini di Caro Communication, buonasera. buonasera. E poi Adriana Madori. Uh, buonasera. buonasera. E Edo Mancini, buonasera. 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 Allora io comincerei subito con, con Elena, eh, capofila del progetto. Allora ci racconti come è nato questo progetto e che, e che cosa insomma, intende comunicare. Sì. Allora, ehm, questo progetto eh, è un progetto molto importante nel quale eh, noi quattro comuni eh, abbiamo creduto molto. Il comune di montescudo monte Colombo, eh, sì, è comune capofila, ma eh, ha potuto realizzare questo progetto grazie alla condivisione di questo, ehm, di questo progetto con gli altri quattro comuni che sono ehm, Montegridolfo, Gemmano e San Clemente. Eh, si tratta di eh, un progetto che permette di raccontare delle storie eh, vissute da persone che hanno vissuto direttamente la seconda guerra mondiale e che quindi eh, ci hanno permesso di tramandare ehm, dei racconti che altrimenti purtroppo andrebbero persi. Noi ehm, abbiamo subito trovato una mh, condivisione. Nel, nel portare avanti questo progetto. Fortunatamente la nostra regione finanzia eh, i progetti relativi alla memoria del Novecento e per questo motivo eh, abbiamo deciso di eh, affidare a Dicaro e quindi in particolar modo a Cristina Gambini eh, la, ehm, la, la realizzazione del progetto che consiste nel in questi 16 video di persone che fanno parte del nostro territorio, di questi quattro comuni e che raccontano appunto le loro storie importantissime. Ecco, nel, nel vostro comune, nel vostro territorio c'è la chiesa di, di Trarivi che è un po' il simbolo di quello che, eh, che è successo in, in quegli anni. Ecco, qual è le, il significato del, della memoria, di, di portare avanti oggi un progetto, un progetto del genere? Ecco, la Chiesa della Pace è uno dei simboli più importanti del mio comune, ma se guardiamo anche agli altri comuni, ciascuno ha dei luoghi dove ehm, purtroppo la guerra ha lasciato il segno. Eh, il significato è importantissimo perché, perché se noi già pensiamo alla mia generazione, io ho avuto la fortuna di avere una nonna che ad esempio ha fatto parte di questo progetto e che ha raccontato ad esempio a noi nipoti eh, le storie eh, della seconda guerra mondiale, ma già la generazione dopo di me purtroppo non ha... Ehm, la fortuna di avere delle persone che gli raccontino direttamente che cosa è stata, quali sono state le brutture della guerra, soprattutto nell'ottica di eh, un miglioramento, cioè eh, è vero che abbiamo vissuto una guerra, ma noi dobbiamo sempre cercare di pensare in positivo e ovviamente pensare che queste cose non accadano più e quindi soprattutto il messaggio da trasmettere nei confronti delle nuove generazioni, secondo me questo è il messaggio più importante di questo progetto in generale. Grazie. Eh, Lorenzo. Anche nel, nel, vostro, nel vostro territorio, insomma, non, non sono pochi segni, c'è anche un, un museo nel vostro comune che richiama proprio gli eventi di quegli anni. E quindi anche voi partecipate, partecipate a, questo, a questo progetto? In che modo, in che modo rientrate? Allora, noi ehm, da molti anni in realtà che cerchiamo di promuovere quello che è il ricordo del passato. Facendo un passo indietro con il comune di Montesquieu, Monte Colombo, e il comune di Gemmano in realtà con un altro progetto che si chiamava allora Peace avevamo ehm, capito quella che era l'importanza di ricordare quelli che erano stati i luoghi delle guerre del Novecento. Quel progetto era un progetto europeo e ci ha dato la possibilità di avere un gemellaggio anche con altre realtà europee. Noi comunque con questo progetto ci siamo focalizzati su quello che è il passaggio del fronte durante la Seconda Guerra Mondiale a Monte Gridolfo in particolare da diversi anni eh, realizziamo un, una manifestazione, non la possiamo chiamare festa perché così non è, è una manifestazione, è una rievocazione storica in cui noi ricordiamo quella che è stata la liberazione di Monte Gridolfo. Si chiama la Monte Gridolfo Liberata e lì rendiamo una sorta di onore a quella che è stato il tenente Ross Norton, che era un tenente sud, sudafricano che con l'esercito inglese per una serie di vicissitudini con un gesto eroico che, le, che gli è costato eh, il guadagno della massima onoreficenza inglese, eh, ha sbaragliato due postazioni di mitragliatrici a Monte Gridolfo e noi ogni anno rievochiamo questo, questo atto eroico. Per noi è un, è un segno anche di rispetto verso quello che è stato eh, il passaggio del fronte sul nostro territorio. In generale eh, cerchiamo di rendere interessante quello che è il ricordo della storia non molto lontana, abbastanza recente. Perché ci rendiamo conto che se non rendiamo in qualche modo avvincente la storia, soprattutto le giovani generazioni tendono a dimenticare. Tendono a dimenticare soprattutto perché eh, anche nell'ambito familiare non c'è questo questa grande voglia di raccontare un periodo della storia effettivamente triste e non particolarmente bello, che tutti hanno cercato di eh, scordare nel più breve tempo possibile. È importante il nostro museo perché comunque raccoglie eh, dei reperti che sono, venivano essenzialmente dal, dai cittadini del nostro territorio, quindi un museo che nasce proprio... Dai nostri cittadini di Montegridolfo e che poi nel tempo si è ampliato. L'anno scorso abbiamo addirittura eh, potuto inaugurare una grande ala dove c'è una sala conferenze e eh, per noi è un motivo di grande vanto perché abbiamo potuto ampliare quella che è l'oggettistica in esposizione. Da anni riusciamo ad avere armi e anche materiali utilizzati nella guerra come per esempio radio macchine da scrivere che possono essere molto interessanti, c'è una grandissima documentazione fotografica e tantissimi reperti che riguardano la propaganda nel, nel periodo della guerra. È veramente molto interessante perché con il lavoro che si fa con le scuole, in particolare del nostro concittadino Tiziano Casuli, che è diventato una sorta di star per i bambini, i ragazzini delle scuole che vengono eh, a visitare il museo, c'è questo racconto proprio del, del punto di vista di lui da bambino di come vedeva il passaggio del fronte come una grande festa in realtà in quel periodo storico, perché la realtà delle, dei, della società di allora è molto diversa da quella attuale. La parte relativa al, alla propaganda fa ragionare... I ragazzi e gli fa capire quello che gli veniva propinato come la cosa giusta in quel periodo storico e quindi eh, accentua quello che è il, il pensiero critico dei ragazzi stessi. Interessante che soprattutto in questo momento in cui di propaganda non ce n'è poca, avete parlato entrambi di eh, ragazzi, dell'importanza anche di eh, portare questo messaggio alle nuove generazioni, un argomento su cui dopo mi piacerebbe tornare, ora vorrei invece chiedere a, a Silvana. Eh, nel 2004 tu avevi già cominciato a fare delle, delle interviste, a raccogliere un po' di a raccontare un po' alcuni, mm. alcuni avvenimenti. Allora, io eh, collaboravo con il sindacato pensionati della CGL con Hauser che hanno nello statuto proprio la salvaguardia delle memorie e la divulgazione. Però la mia passione viene da. Da sono, io sono nata, sono una figlia di guerra. Sono nata sotto i bombardamenti a Torino e sono cresciuta. Non c'era la televisione allora. Tutte le sere ci si incontrava con i parenti, con gli amici e di cosa si parlava, di guerra perché dovevano in qualche modo esorcizzare questo certo. terribile eh, evento. Perché a Torino poi i bombardamenti sono durati anni, non è che è durato 15 giorni, nessuno voglio. quindi, diciamo che l'avevo un po' nel DNA questa mm. storia. E mi sono ritrovata a essere responsabile del coordinamento donne pensionate e ho iniziato, soprattutto nei centri sociali, a raccogliere le memorie delle donne, le grandi anziane, perché le memorie sono cose che se non le raccogli dopo vanno perse, come diceva la sindaca giustamente prima. Nel 2004 il sindaco di Gemmano che era eh, Luciano Colombari mi ha invitato a presenziare le celebrazioni del sessantesimo anniversario, che era anche il mio sessantesimo anniversario. Quindi. Però io sono rimasta talmente scioccata, non tanto da tutte le celebrazioni con le persone in costume, dai racconti degli anziani che e mi dicevano questa piazza era tutta coperta di morti, ma mi raccontavano quello che avevano visto. Questa cosa mh, io non la sapevo, va bene, io non sono di qua, ma sono 50 anni che vivo qui, Vi vivo a Riccione, non è che vivo... non la sapevo, non la conoscevo. E ho detto, bisogna che... La... perché c'erano i libri, c'era il libro di Montemaggi, molto ben fatto, però probabilmente non venivano anche divulgate. Il problema mio era che io eh, seguivo le donne e la prima domanda che mi sono fatta è stata ma dove erano le donne? Cosa facevano durante il passaggio dal fronte? Ecco è nato questo laboratorio delle memorie al femminile che si è sviluppato nel comune di Gemmano grazie anche alla provincia, il comune e poi lo SPI che ci ha dato una mano soprattutto per, fare, per mediare con gli anziani perché non puoi bussare alla porta di un anziano. Ci vuole un mediatore. I mediatori sono stati proprio gli iscritti dello in mano. Abbiamo fatto 15 incontri di laboratorio perché abbiamo voluto coinvolgere tutta la popolazione. Quindi io raccoglievo le memorie, poi le raccontavo e chiedevo conferme anche. Poi ho dovuto anche chiedere queste conferme a uno studioso che è stato Marco Caligari, che era appena laureato in eh, Storia Moderna, perché. Mh, la storia raccontata dai testimoni è bellissima perché ti trasmette le emozioni. Le donne non parlano di postazioni militari, ma parlano di tribolazioni, di sacrifici, di dolore, parlano di come hanno gestito la famiglia sotto i bombardamenti, i bambini, i vecchi, i malati, però poi ti dicono... C'era un tedesco solo sul campanile li teneva a bada tutti. E tu ti chiedi come un tedesco solo? L'idea era quella. Mm. E quindi abbiamo fatto poi un recupero storico, grazie a questo studioso che eh, è stato poi anche quello che ha portato avanti il DVD nelle scuole, perché la fine era quello. Allora, il, diciamo che dal punto di vista sociale gli anziani, quando sono intervistati, danno il meglio di sé e soprattutto si rinfrancano. È terapeutico. Le memorie, quando vengono raccontate, servono sia a chi le racconta che a chi le ascolta. Però poi, per divulgarle, io prima di scrivere il libro, eh, vi ricordo che all'ultimo incontro, che credevo fosse l'ultimo incontro di laboratorio, ho detto: Io penso che il libro... Faccio presto a scriverlo perché quando ho trascritto le interviste e l'ho diviso per argomenti, per facilità, dico ma lo leggeranno i giovani? Allora via di corsa un'altra volta, riintervistali tutti con un operatore e fai il film perché è andato in giro tre anni nelle scuole, portato avanti da Marco che faceva sette ore di um, unità didattiche dove faceva vedere il film, faceva ragionare sulla guerra, faceva intervistare a case... Cioè, è stato un lavoro bellissimo, che è stata la conseguenza di questo film e di cui sono veramente fiera perché noi dobbiamo trasmettere ai giovani questi valori perché altrimenti si perdono. Gli anziani che ho intervistato, le anziane, perché io pre ho preferito le donne perché volevo i loro racconti, e sono quasi tutte morte. E quindi sarebbe andato tutto perso. Tutto è quindi è un processo. Questo del racconto delle memorie che fa bene a tutti, a chi racconta, a chi ascolta, a chi racconta e soprattutto alle nuove generazioni. Poi, se posso aggiungere eh, a Gemmano, ma anche al Circondario, ha fatto bene anche dal punto di vista del recupero dell'identità territoriale da parte di chi poi durante il laboratorio ricordava delle cose, sono venute fuori le lavorazioni, come si lavorava la canapa, come si faceva. cioè, non hanno parlato solo di solo guerra, della guerra. È hanno parlato di tutto... come si andava a scuola, come si viveva in famiglia, come erano trattate le donne. E poi, non ultimo, uno sviluppo territoriale determinato dagli tanti gruppi che io ho portato su eh, Con Edo che mi si accodava sempre perché lui la sa lunga e abbiamo, però abbiamo riscoperto i sentieri, i rifugi, cioè è stata una ricchezza per il territorio per tutto il territorio secondo me sì, sì ecco prima di proseguire, di scendere proprio nelle, nelle testimonianze nella realizzazione delle, delle video interviste vediamo il, il trailer che racconta proprio il, il progetto Memorie della linea gotico orientale ah, dei tedeschi sono cattivi gli inglesi sono cattivi, non è vero, sono né di buono né di cattivi, tanto negli inglesi come nei tedeschi. Io sentivo che portavano via questi bambini, erano ebrei, ma io da bambina non, non capivo. Pensavo che magari un giorno o l'altro arrivassero anche a noi a portarci via. Un mercoledì alle tre. È arrivato un coro di granate. Le schegge si sentiva giù, giù. Correre avanti e indietro fra le bombe finché non ti prendevano. <ride> Andavi. Noi attorno ai rifugi eh, giocavamo. Era una vita di, di campeggio per noi bambini. Vedevo uno flotto, diciamo, di, di, di come cacciano Avanti. E poi di dietro tutti, 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 ho tutti, 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 è tutti, tutti, ma tutti, 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 i soldati tutti, 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 con quei moschetti, ping quei moschi, ping, ping. La guerra le hanno brutte besti. Un bambino che non l'ha mai visto è qualcosa che fa giusto i capelli. E quei rosari, quanti rosari che dicevamo. Come avete visto in sovrimpressione, approfitto per ricordarlo, ma poi ne, ne parleremo ancora. I, le video interviste ver, vengono trasmesse ogni settimana il venerdì alle 18.55, oltre alle, alle repliche, sono anche tutte raccolte sul sito memorielineagotica.it A proposito, insomma, di video, di video interviste, Adriana, abbiamo sentito insomma, eh, alcuni, alcuni racconti, sono passati 70 anni, ma sembra. Un altro mondo, cosa, cosa ricordi di quei giorni? Oh, tante cose brutte, molte cose brutte. Ricordo, ho incominciato dagli spari da Rimini, poi eh, su, su, e sono venuti i parenti a abitare da me, poi sono arrivati là, e tutti insieme a mangiare, poi alla fine è arrivato il boom. È arrivato per primo i tedeschi che hanno preso possesso della nostra casa, assolutamente. Hanno preso mio babbo a portare via, attaccare i buoi, eh, portare via le armi giù verso Saravalle. E noi eh, stavamo ancora lì e i soldati che cercavano, cercavano le persone più grandi per andare a combattere, eh, li volevano portare via, insomma. Alzavano, alzavano il lenzuolo il, il, il e non andava bene, andavano via. Hanno piantato questa cucina lì, hanno ammassato un maiale, l'hanno cucinato e poi ci hanno fatto andare via perché c'era il pericolo grande. Ci siamo andati in un rifugio e questo rifugio non era molto grande, eravamo proprio miseri. E dopo di lì eh, proprio c'era un combattimento in, da non credere. Poi alla fine è venuto giù un carrammato che non ha visto il confine del, del il rifugio sotto, non ha visto il, il principizio, è venuto il proprio appena appena davanti al bocca del, del rifugio. Eh, sarebbe stato un disastro insomma. E invece no, dopo alla fine abbiamo dovuto uscire da lì e siamo andate a finire in un altro, improvvisorio, eh, nel frattempo che si calmasse un pochino, eh, poi siamo andate via, guardate, adesso c'è calma, provate ad andare via. Siamo andati via, eh, strada facendo, non dico cosa abbiamo visto, noi abbiamo sofferto la sete, la fame, di tutto. Chi aveva un pezzo di pane secco, chi aveva un po' di acqua, un po' di zucchero, si bagnava il pane nell'acqua e poi nello zucchero. Strada facendo, io sono andato a bere in una pozzanga dove passavano le bestie dalla sete che avevo. Andiamo verso Ciolo Batte, verso Tra San Clemente e eh, Civolabatte, verso là, non dico a, a scavalcare i morti, la cosa più che mi ricordo è la strage, che è stata una cosa incredibile. Poi eh, arriviamo là, mio babbo aveva un parente, un cugino lontano, loro erano nel rifugio, noi ci siamo piantati lì e c'era la cucina degli inglesi, erano bravi, ci hanno offerto la cioccolata, <ride> il tè, sembrava un sogno. Sembrava un altro mondo. Risparmio. Poi abbiamo trovato una bestia morta, che era ancora calda, <ride> abbiamo preso una bracciola e poi ci siamo fatto un bel brodo, eh, e poi dopo lì la calma è arrivata, ci abbiamo provato a tornare indietro a vedere il nostro paese come era messo. Ma sembrano situazioni per noi impensabili le cose che, che racconti. Quando, quando fai questo racconto a, a, ai ragazzi, ai nipoti, che, mh, co, come li vedi? In fatto, cioè, è facile fargli capire quello no, che dici. No, fanno, fanno fatica a crederci. Fanno fatica a crederci. Noi dopo, stata facendo, abbiamo raccolto nei, nei zaini, lì non avevamo più niente, 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 eravamo proprio nudi. Dalle eh, magliette, money, le saponette, roba del genere. E dopo la guerra abbiamo dormito 16 mesi in una capanna di paglia, in sei persone. Ci siamo riempiti di bidocchi, <ride> di qualche... pieni. Mio papà eh, aveva un mattone sopra l'altro, aveva costruito una da, fare, da mangiare, e avevamo salvato un, una pecora, una, una mucca, poi la notte ci siamo accorti che ce la venivano a rubare. E, niente, è stata una cosa è, è indimenticabile, non, posso, non riesco a dimenticare. Credo. Vedo, abbiamo. Anche visto nel, nel video, i tuoi ricordi invece di, quelle, di quei giorni? Sono vivi, diciamo ancora. La guerra è arrivata lampo, diciamo in un certo senso. Perché fin quando non sono arrivate le truppe che in un, due giorni si sono organizzati a formare la difesa, noi prima si vedeva, sì, i militari si stava con loro, e soprattutto eh, quando venivano a bombardare Rimini stavamo a vedere, era come stare su un balcone e vedere gli aerei che sganciavano le bombe su Rimini. Una sera sono arrivati alle truppe e a tutti hanno detto di qui dovete andare via e migrare perché qui sarà una gran battaglia, ci sarà. Ma la gente allora non, come faceva ad andare via? Doveva prendere la sacca col bastone a piedi. Eh, chi eh, eh, si era fatto un rifugio? Tentavamo di stare lì e vedere cosa succedeva in un certo senso. In certi rifugi, arrivate le truppe dove gli era comodo a loro, mandavano via i civili e entravano loro, sfruttavano. Nel rifugio che la mia famiglia insieme ad altri avevano fatto, vicino il paese, tra l'altro era comodo anche per sortire a fare rifornimenti o di acqua eh, o di viveri, insomma, qualcosa del genere, perché era un rifugio abbastanza piccolo e non c'erano preparativi né per fare… Cucina e anche per dormire comodamente, era proprio un ricovero provvisorio ai momenti, ai momenti che cannoneggiavo. E lì però i tedeschi non ci hanno mandato via, perché eh, oltretutto si era riempito perché gli altri che venivano evacuati dagli altri rifugi cercavano rifugio dove potevano. Però a un certo momento è arrivata una granata vicino alla porta. Del rifugio all'ingresso. Ecco perché i tedeschi non ci avevano mandato via, perché aveva l'esposizione fronte a mare, e sparavano dalle navi direttamente su, sul nostro colle. Eravamo esposti a quel tiro diretto. E, e lì io penso che i miei genitori, assieme ad altri, perché avevamo tre o quattro famiglie abbastanza numerose, dice: qui non è più sicuro. E allora hanno pensato, visto che il fronte veniva avanti da sud e ovviamente le cannonate da sud, noi siamo andati in un primo momento in uno scantinato sotto le case a nord, in poche parole, cioè avevamo una protezione diretta dai colpi diretti dell'artiglieria, fin quando non sono arrivati gli alleati in paese. Quando sono arrivati gli alleati in paese è cambiato fronte delle granate, cioè, cioè. arrivavano dall'altra parte. Dall parte. <ride> e allora quindi nel contesto, praticamente gli 10-11 giorni dei, più in, de, 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 dei combattimenti più intensi che ci sono stati, oltre a combattimenti, cannoneggiamenti, perché ovviamente prima tentavano di avanzare. Venivano bersagliati e gli alleati e cosa facevano? Dovevano ritirarsi e cercavano di smaltire questa organizzazione o questo eh, diciamo, eh, contesto di, di resistenza cannoneggiando o bombardando anche con gli aerei, ma con gli aerei non hanno molto bombardato, soprattutto hanno cannoneggiato perché Lungo il fiume o anche da Montefiore, da Serbadone, c'erano tante batterie di cannoni che sparavano su Germano. Sparavano. Però ti volevo chiedere anche una sì. cosa, al di là diciamo, della, della ricostruzione che poi tu hai fatto anche negli anni, ma quando, quando eri sì. lì, qu quanti anni avevi? Io avevo sette anni e mezzo. Com e come, come l'hai vissuto? Cioè, cosa pensavi in quei momenti? Come, come la vivevi? Come... Vedi, una volta ho avuto molto paura e tutti a scappare via perché c'era un combattimento aereo proprio sul paese. E dice a noi tutti i bambini, giovani, ragazzi, scappate via, andate nei campi, disperdetevi in modo che... Mentre invece, se il destino è, non serviva nemmeno scappare. Se, se ti arriva addosso, mm. potevi essere in qualsiasi posto. E, e quindi, e, lì per lì, soprattutto i più piccoli li tenevano in disparte, cercavano di non far vedere quello che succedeva, eh, ci attutivano. Magari stai giù nascosto in certi giacigli. Io ricordo che. Addirittura eh, ci avevano messo diversi bambini dentro un tino da uva, lì, perché negli scantinati, nelle cantine, c'erano queste strutture qui. E quindi, una volta che sparavano ancora contro, la, siamo andati in un, altro, in un altro contesto, sempre riparato, ma in quella notte lì. Addirittura c'erano gli inglesi che arrivavano e i tedeschi erano distanzi in quella casa lì. Tutti ammucchiati nello scantinato, con le donne anziane davanti, per farsi riconoscere, perché c'erano le pattuglie che si rincorrevano nel caseggiato e si fronteggiavano, o all'Arma Bianca o con i Mitra, queste cose sentite e viste direttamente dalla nostra gente. A noi magari ci, ci, ci nascondevano i bambini, ovviamente, per non esporre troppo. Eh, dopodiché sono arrivati, essendo arrivati i, i, gli alleati, allora si poteva defluire via, andare giù a sud, dove già la guerra era passata, e allora si abbiamo preso tutti in fila giù per i canaloni, evitando le strade, ovviamente per essere più nascosti, siamo passati al rifugio e poi siamo scesi giù verso il fiume Conca, verso Morciano. E ricordo bene che siamo passati in uno spiazzo lungo il Rio, lungo il Ventena, dove c'erano delle file di cannoni ed erano quei cannoni che avevano sparato a Germano. C'erano delle montagne di bossoli, ovviamente, come le case. A noi bambini si davano i biscotti, ovviamente, perché. Loro le avevano, i tedeschi forse non li avevano. <ride> e questo lo ricordo bene. Poi eh, si potrebbe dire tante altre cose, diciamo che. Eh, Però il ricordo è vivo, insomma, è ancora molto è, è vivissimo per quello. <ride> e, e ti faccio la stessa domanda che ho fatto ad Adriana. Quando, quando racconti, cosa vedi negli occhi di chi ascolta? È facile. Far capire. Sì, a me capita spesso che vengono, a volte anche delle scolaresche, eh, a spiegare un po' di cosa c'è stato, di cosa non c'è stato, anche facendo vedere, perché abbiamo anche noi una piccola raccolta di, di, di reperti. Eh, spiegando quello che eh, servivano, come erano, i tipi di mezzi che c'erano eh, e ovviamente anche la battaglia che c'è stata. Eh, quindi eh, cos'altro si potrebbe dire prendere più che altro eh, l'argomento per eh, trovare tan tante scene che sono successe qualcuna erano anche un po' a sfondo umoristico diciamo eh, perché trovare dell'umorismo è una ricerca tanti dicevano ad esempio da Montefiore Guardavano coi cannocchiali quando eh, sparavano. Dice a Germano: combattono i civili. L'avrai sentito dire forse questo? Eh, no? Mentre invece, cosa era successo? Che i tedeschi andavano nelle case dove c'erano le pellizze, gli abiti femminili, e ce n'erano perché con gli sfollati che erano venuti a Germano la gente si era premunita di portare anche gli abiti pesanti dice quelli indossavano quegli abiti lì e poi andavano, si mostravano e combattevano. Questo l'hanno detto quelli di Montefiore, perché sicuramente avranno visto, no? <ride> Sembra una barzaletta, eppure è stata citata e scritta perché io quando racconto anche queste cose mi riferisco alle testimonianze scritte dei vari personaggi. Che ora non ci sono più, e anche dai racconti che ho sentito direttamente dalle persone che erano coinvolte in, in queste cose, certo. Un'altra un cosa curiosa, forse eh, sembra inverosimile. La raccontava la persona stessa che adesso non c'è più, dice era la, la perpetua del prete. Eh, cosa avevano fatto in, quei, in quel periodo? Tutti cercavano di nascondere gli animali, le bestie, i beni, quelli che avevano, perché eh, i tedeschi razziavano tutto. E allora il prete, insieme al contadino che stava lì, lì vicino, hanno pensato di nascondere un maiale sotto il campanile, nella bassa, ne, ne, nello sotto del campanile. E nella speranza dice quello se passa il fronte, viene buono. Ma? Il campanile è stato il primo a essere bersagliato dalle cannonate, perché? Perché era un punto di vedetta, essendo poi, lo vediamo anche adesso, il punto più alto. E, e, diciamo che nel, nel, nel cadere, questo con tutte le cannonate che c'erano state, è uscito, è andato a cercare, ed è stato ucciso perché ha preso la scheggia o la granata, e eh, le donne che ancora erano lì perché nei momenti di, di tregua, diciamo, la gente sortiva, andava a vedere, aveva bisogno di, di, di trovare da mangiare e vedere un po' come andavano le cose. E questo maiale dice: Allora, due signori hanno preso, hanno trovato una barella militare, hanno caricato, ha caricato. questo un maiale sulla barella? Sulla barella. Per portarselo dentro in casa o a cucinare o nel rifugio, non so dove, e l'hanno coperto, una davanti, una dietro, e andavano via, via. Passa un ufficiale tedesco, tac, un saluto militare che non finisce più, e loro, via, 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 via. Che se scopre che c'è il maiale, ovviamente è una cosa, non se, sembra una barzelletta. È stata scritta e raccontata da don Giovanni Morelli, tanto le testimonianze. Sono. Non me le voglio inventare. <ride> ecco a proposito di testimonianze. Cristina, tu insieme a Diego Zicchetti avete girato e avete parlato, intervistato e raccolto. Come è stato questo, questo lavoro? È stato un lavoro emozionante e anche perché siamo andati grazie all'ausilio e alla mediazione dei, dei sindaci di Maurizio Casadei che. È stato sempre al nostro fianco, ci ha fornito anche una preziosa consulenza storica. Eh, siamo riusciti a entrare nell'intimità delle loro case, come in quella di Adriana, nel garage meraviglioso di Edo, perché ha questo garage pieno di, di cimeli, di ricordi, di oggetti preziosi. Eh, siamo andati nel museo di Montegridolfo, nelle case insomma e quindi eh, siamo riusciti piano piano a creare proprio un, un dialogo con loro intimo e, e vero e franco eh, ed è stata un'esperienza per noi veramente emozionante, ci siamo emozionati mentre eravamo lì con loro, ci siamo emozionati quando le abbiamo tagliate, montate eh, devo dire che eh, grazie anche a Diego Zicchetti che ha fatto un lavoro straordinario di ricerca immagini, eh, emergono da, da queste testimonianze eh, eh, i legami profondi e, e sinceri delle persone con i territori. E questo eh, ovviamente viene un po' amplificato dall'uso di immagini girate con il drone, questi territori meravigliosi cui io sono particolarmente affezionata perché sono nata in Valconca. Eh, Emerge proprio un'intimità familiare, questo legame profondo con la tradizione, la terra, gli animali, una vita di cui noi non abbiamo più eh, percezione, il legame con le altre famiglie, la solidarietà, la vicinanza. Eh, e vorrei dire molto spesso: eh, quello che mi ha più toccato è la pietà, il sentimento di pietà e di compassione, nel senso proprio eh, etimologico del termine, la compazio, cioè. Quando questi anziani ci hanno raccontato scene drammatiche, profondamente tragiche, eppure non riescono mai ad essere convintamente feroci nei confronti di chi ha commesso dei crimini. Pensano sempre, hanno sempre la capacità di. però anche loro avevano fame. Cioè a... nella loro semplicità, nella drammaticità di questi ricordi, viene, eh, emerge sempre il lato più umano, più dolce, più raffinato di una Generazione che ha sofferto talmente tanto che è stata capace di provare il dolore anche degli altri, pur nella privazione profonda. Ecco, noi purtroppo siamo in chiusura. Io avrei davvero tantissime domande, mi piacerebbe ascoltare molti i nostri ospiti, ma il tempo è davvero, davvero tiranno. Però prima di chiudere volevo fare. Eh, Un'ultimissima veloce domanda ai rappresentanti istituzionali, la par condicio è finita, possiamo <ride> parlare liberamente. E, insomma, siamo in un periodo abbastanza anti-europeista, invece, parliamo di un evento dalle cui macerie è nata l'Europa. Cristina ha giustamente fatto riferimento anche alla compassione, a, a un atteggiamento verso chi dalle guerre diciamo, ne è vittima in tutti. i eh, in tutti i sensi. Ecco, pensando anche al mondo odierno, alle cose che viviamo, qual è l'importanza di, di, di questo progetto, di portare, di salvaguardare queste memorie e di proporle? Eh, beh, l'importanza è fondamentale perché eh, da questo punto di vista, eh, come diceva Lorenzo prima, eh, già quando eh, avevamo ehm, nel 2014 fatto anche il progetto eh, l'altro eh, sulle memorie del Novecento e ci eravamo eh, approcciati su quelle che erano le guerre del Novecento, e quindi anche lì nel vedere tutti i drammi delle, ehm, delle nazioni che erano state colpite ehm, da questi eventi bellici. Ehm, chiaramente ci si rende subito conto che comunque ehm, il, il passaggio è immediato nel, ehm, nel rendere importanti queste cose e quindi nel, nel farlo eh, è per questo motivo che comunque la condivisione di questo progetto con gli altri comuni ehm, ci permette di dire che insomma c'è volontà da parte nostra di portare avanti questo progetto anche eh, nel 2018 e anche negli anni a venire se ci riusciamo perché comunque ehm, si tratta di passettini magari piccoli ma eh, importanti. Lorenzo? Questo genere di progetto ehm, è molto importante perché ehm, si dissocia da quello che è mettere i numeri alla guerra, il numero di morti, le date e rende più umano il passaggio del fronte sui nostri territori. E, perché c'è stato questo grande passaggio del, del fronte sui nostri territori. Prima Edo raccontava eh, della quantità di bombe che aveva visto e io so che ci sono persone che ancora nei nostri campi, quando arano il terreno, ne ritrovano ancora. E sono passati tantissimi anni, sono passati. Ecco, il rendere umano il passaggio del, del fronte vuol dire vedere con gli occhi di chi l'ha vissuto allora. Il punto di vista sulla guerra che non è soltanto fatta di queste sono le armi questi sono il numero di, di, di morti che ci sono stati ma tratta semplicemente di raccontare le difficoltà dei civili e quello che è stato il loro approccio al, a un evento effettivamente disastroso nel eh, racconto che prima facevano che prendeva ad esempio il rapporto dell'uomo con l'animale, con gli animali stessi, fa capire quanto, quanto effettivamente con quegli animali ci si potesse campare. Senza quegli animali eh, che magari ci si trovava privi del maiale semplicemente perché te l'avevano rubato. Eh, i militari per mangiare loro stessi, poverini, avevano fame anche loro giustamente, però una famiglia probabilmente non sarebbe potuta arrivare all'anno successivo. Questa era una grossa problematica per le famiglie povere di allora. Il rubare una gallina, io ho visto diverse testimonianze eh, di quelle che sono state proposte, eh, sembra, sembra un evento effettivamente che adesso sembra una sciocchezza e che invece per allora poteva voler dire mangiare per una settimana. Eh, ecco, noi dobbiamo con, eh, con questi progetti far comprendere soprattutto alle giovani generazioni l'aspetto umano, cioè la guerra crea delle grandissime difficoltà nella sopravvivenza di tutti i giorni alle persone che devono affrontare eh, la vita nel quotidiano. Siamo troppo abituati ad una vita in cui non ci sono queste problematiche. La vita e eh, il tempo libero... Sembrano una cosa acquisita. Ci dobbiamo rendere conto che con le guerre quella libertà e quelle cose che abbiamo acquisito e che diamo per scontate fino adesso sono importantissime. Deve non passare sono, questo messaggio. Non sono così scontate. E, Cristina, il, il, il progetto ci, ci vuoi ricordare il sito internet? E, come tutte le interviste sono state pubblicate eh, sul sito internet www.memorialineagotica.it. Eh, andrà eh, in onda mh, anche questa puntata anche sul sito il sito è in italiano e in inglese per promuovere proprio l'internalizzazione e la promozione in altri territori eh, di questo tipo di testimonianze e un doveroso ringraziamento anche all'istituto storico della resistenza di forlicesena e di rimini che ci hanno supportato nella ricerca storica delle immagini preziosissime che siamo riusciti ad inserire nei filmati proprio grazie alla loro collaborazione. Grazie. Silvana, un'ultimissima veloce domanda, visto che abbiamo parlato tanto di, di storia, tu hai raccontato che la tua è anche una passione personale, ma come, come la rendiamo interessante questa storia per i più giovani? Guarda, noi abbiamo tentato nel corso di questi anni di avvicinarli anche alla raccolta delle memorie facendo dei laboratori mirati. Perché io vorrei che i giovani si appassionassero con i loro mezzi, cioè con i loro video, con i loro telefonini, e, e cercassero la memoria perché, e prendessero spunto per crescere. Perché io ricordo, e me lo sono segnato per non sbagliare, che all'Assemblea UNESCO del 62 uno scrittore del Mali... Cioè di quest'Africa che noi consideriamo così barbara, disse, in Africa ogni volta che un anziano muore è come se bruciasse un'intera biblioteca. Allora vorrei chiedere ai giovani di sperimentare con le nuove tecnologie, così intervistare i nonni, gli zii, i vicini di casa, perché e vorrei ricordare ai giovani una cosa, che voi giovani correte più forte, ma noi vecchi conosciamo la strada. Il proverbio <ride> del Sudan, non l'ho inventato io. Direi eh. che però è un'ottima un un massima per... Sempre dall'Africa. Eh? <ride> <E, ride> noi ringraziamo davvero tantissimo i nostri ospiti per essere stati qui con noi, per averci parlato del loro progetto e soprattutto per aver condiviso i loro ricordi, le loro memorie, spesso anche dolorose, quindi immagino non sempre facili da, da, riportare, da riportare a galla. E li ringrazio quindi un'altra volta, ringrazio tutti voi che ci avete seguito, ringrazio la redazione di Rimini Social e tutte le associazioni che ne fanno parte, Icaro e vi ricordo che questa puntata la potrete, la potrete ritrovare anche sul, sul sito internet nei prossimi giorni. Grazie ancora e arrivederci alla prossima puntata.